Ecco, siamo con la sindaca Valentina Ghio, sindaca appunto di Sestri Levante, padrona di casa, che ringraziamo per averci dedicato, per dedicarci questi minuti. Sindaca, allora, questo evento cresce ogni anno, sono 6 anni appunto che Andreoli, come abbiamo visto, ha portato nella cittadina del Tiguglio questo evento, sta crescendo sempre di più. Dove vuole arrivare appunto questo evento e quale cassa di risonanza può essere per la città di Sestri? Ma la stessa crescita dimostra che è un evento che tocca i tasti giusti per sia dare un contributo alla crescita dell'economia turistica, ma anche per far conoscere i nostri territori e farli vedere ai tanti tour operator che in questi giorni sono a Sestri Levante e non solo a Sestri Levante. L'altro elemento importante è che è uno degli elementi che ci ha consentito di consolidare un'unità di territorio, quindi in cui diversi comuni che magari fino a pochi anni fa erano abituati ad andare separatamente, hanno capito che sui temi della promozione turistica fare insieme vuol dire fare meglio e quindi un evento come questo ci sostiene in questo percorso di unità e di crescita. Perfetto. Sestri, ricordiamo, negli anni è stato polo industriale, negli anni 70 con la FIT Ferrotubi, poi Arvedi, la cantieristica navale. E negli anni 90 c'è stata questa trasformazione ed è diventato uno dei punti più gettonati dal turismo nazionale ma anche internazionale. Ecco, qual è la prospettiva di Sestri nel futuro, a medio termine? Ecco. Ma penso che la prospettiva sia quella di continuare con una diversificazione dell'economia. Come diceva, Sestri era prevalentemente una città industriale, non è scomparsa l'industria, rimane un importante presidio di Fincantieri, rimane Arvedi, quindi con un'acciaieria che dà lavoro a centinaia di occupati. Nel frattempo è nata un altro tipo di attività produttiva che in questa struttura in cui siamo ne è protagonista, la nuova tecnologia, il polo tecnologico, quindi piccole aziende che non hanno bisogno di tante strutture ma che fanno lavoro con la tecnologia. E come diceva, dagli anni 90 si è sviluppato quello che fino agli anni precedenti era solo residuale, che ora è diventato invece la prima industria del nostro territorio, che è il mercato turistico. Credo che preservando il nostro ambiente, tutelandolo nella peculiarità e nella particolarità che rappresenta, andare avanti su questi filoni, quindi mantenendo quello che è il nostro polo produttivo, ma facendo crescere ancora di più e meglio il comparto turistico, sia la strategia di Sestri. Quindi tenere assieme questi elementi che la rendono unica e che la rendono anche autentica, direi. Ecco, Sestri è stata candidata come capitale culturale, diciamo, nel 2024, Sestri e il Tiguglio. Lei si è spesa molto, ecco, su questo evento, che purtroppo non è andato a buon fine, come sappiamo. Però c'è un progetto importante. Cosa rimane di questo progetto? Beh, rimangono mesi di lavoro condiviso, rimane l'orgoglio di essere fra i 10 finalisti al titolo di Capitale della Cultura, con città appunto come Pesaro e Urbino, che poi ha vinto, ma anche come Siracusa, insomma con città davvero importanti, e rimane la costruzione, l'impostazione del piano strategico della cultura e dell'Atlante culturale del Tiguglio, che sono le basi per tenere insieme sempre tutto il territorio, questa volta a costa e dentro terra insieme, per dare sostanza a un progetto di ripartenza che faccia della cultura il suo fulcro. Abbiamo già convocato una riunione nei prossimi giorni, tutti i comuni partecipanti, proprio per reimpostare un percorso che ci consenta di dare attuazione almeno a buona parte del grande lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, e quindi per far sì che la cultura diventi davvero la protagonista del Tiguglio. Benissimo, ringraziamo ancora la sindaca Valentina Ghio e gli auguriamo buon proseguimento e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Salve.